sono Pino Di Liberto, un cittadino di Belmonte, ex amministratore. Certo, non si può stasera non intervenire, non l'avevo in programma, ma non si può non unirsi al coro di congratulazioni per questa iniziativa. È la prima volta che un gruppo di giovani, cerca di fare da lievito nella società belmontese. Qualcuno che mi ha preceduto, diceva che non è un problema di coscienza addormentata. E no, caro Peppino, qua c'è un'assuefazione completa, proprio che più non si può. Quindi il loro merito è questo, spingersi, attivarsi perché finalmente la coscienza dei belmontesi riesce a muoversi, a svegliarsi un tantino. Assuefazione non credo sia un termine superfluo, perché l'avere sopportato 45 giorni la spazzatura a Belmonte senza che venisse raccolta, questa è, va a, così a demerito della cittadinanza, dei cittadini belmontesi. Nessuno si è mosso, ad eccezione di Musso, che l'aveva davanti alla porta, ad eccezione del Partito Democratico, che ha presentato degli esposti alla Procura, due esposti alla Procura della Repubblica. A proposito della spazzatura, io vorrei dire, aggiungere qualcosa a quello che è stato detto da Piero, da qualche altro. Noi abbiamo qua la spazzatura e l'avete visto entrando a Belmonte, ma nessuno vi ha detto quanto paghiamo a metro quadro. Abbiamo sentito Marineo con 1,66, credo, 1,66, e hanno il paese pulito. Noi paghiamo 2,45, ve lo ricordate quando l'ho chiesto nella seduta di consiglio comunale aperto, il ragioniere generale mi ha risposto in questi termini, 2,45, e abbiamo la spazzatura davanti in mezzo alle strade. Le strade invase dalla spazzatura, che più non si può. Bene, il problema come va risolto? Chiudo, mi avvio là. Il problema come va risolto? Va risolto uscendocene dal lato. È stato detto da tanto e da tanto tempo. Non si può continuare a sostenere delle spese che non riguardano la raccolta dei rifiuti. Si faceva cenno un momento fa al costo dei mezzi. Bene, Bagheria o Marineo paga 180 euro per il costo di un mezzo di noleggio. Belmonte ha affittato 650 euro, Belmonte, lato di Belmonte, ha pagato 650 euro. C'è da aggiungere che probabilmente c'è pure il costo della naffeta, c'è l'omino che guida l'auto, che guida il camion, ma noi l'omino che guida il camion lo paghiamo ugualmente, per cui abbiamo un doppio costo. Questi sono i fatti su cui voi cittadini più attivi vi dovreste impegnare maggiormente, perché questo argomento non riguarda solo la spazzatura, ma si riverbera su tutti gli altri aspetti della società. Qua non abbiamo assistenza domiciliare, non abbiamo assistenza agli anziani, non abbiamo servizi, non abbiamo i soldi per comprare il toner o per la ricarica del toner. Quindi è questa. Ora, se razionalizziamo, se economizziamo su quelle spese che sono superflue,
che sono sperperi, e allora possiamo rivolgere l'attenzione ad altri aspetti di cui la nostra collettività ha bisogno.